Un intreccio tra Italia e mondo arabo, un viaggio nei paesi del Maghreb e del Mashrek. E convergenze mediterranee, artisti arabi tra Italia e Mediterraneo, mostra presentata e ospitata alla Camera dei Deputati. In esposizione nella Sala della Regina di Montecitorio, circa 30 opere di artisti arabi e italiani a confronto che accompagnano i visitatori alla scoperta di un terreno poco esplorato eppure ricco di influenze. Una retrospettiva per promuovere, a partire dall'arte, il dialogo euro-mediterraneo per la crescita e lo sviluppo dei popoli. Promossa dal Ministero degli Affari Esteri, la rassegna collettiva è stata curata dalla storica dell'arte Marina Corniati. Non a caso viene fatta qui alla Camera dei Deputati proprio per dare un riconoscimento simbolico adeguato a quelli che sono stati i rapporti e che sono ancora adesso i rapporti fra artisti provenienti dal mondo arabo, dall'insieme del mondo arabo mediterraneo e l'arte e la cultura artistica italiana. E anche per dare il giusto rilievo al ruolo che hanno avuto gli artisti italiani presenti e attivi nel mondo arabo sin dall'inizio del Novecento nel formare i pionieri e i maestri dell'arte araba moderna e contemporanea. La mostra è una sintesi delle due esposizioni realizzate dal Ministero degli Affari Esteri nel 2008 in diversi paesi dell'area arabo-mediterranea per studiare il significato dell'arte, degli artisti e delle istituzioni accademiche italiane per la formazione e lo sviluppo della cultura visiva e pittorica araba nel corso del Novecento. L'esposizione è stata inaugurata nella Sala della Lupa alla presenza del Presidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini e del Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini. Sono intervenuti gli onorevoli Benedetto Fabio Granata e Giovanna Melandri e il Soprintendente per i Beni Artistici e Storici di Roma Claudio Strinati. L'iniziativa, ha spiegato il Presidente Fini, nasce da un progetto ambizioso e originale, poiché mira a ricostruire un profilo inedito quanto affascinante del poliedrico rapporto tra il nostro paese e il mondo arabo-mediterraneo. Il ruolo dell'estetica pittorica italiana nella cultura visiva di quel mondo a partire dalla fine dell'Ottocento. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 24 luglio, con ingresso libero da Palazzo Montecitorio, tutti i giorni dalle ore 10 alle 19.